Canto 1. Per viaggiare in acque migliori, più pure, la nave della mia intelligenza e della mia fantasia alza ora le vele e lascia dietro di sé quel luogo così amaro e crudele. Ora racconterò di quel secondo regno dei morti, dove le anime si purgano e diventano degne di salire in cielo. Ma il mio spirito poetico che laggiù in quel luogo non poteva esprimere il suo stile, risorga ora, o sante muse. Mi sento infatti nelle vostre mani e mi rivolgo particolarmente a Calliope affinché accompagni il mio canto con quella musica e quell'armonia di cui le sciagurate Pieridi sentirono talmente la superiorità che non osarono neppure sperare di trovare perdono e scampo per la loro presunzione. Appena uscito dall'inferno, che aveva tanto rattristato i miei occhi ed il mio cuore, apparve al mio sguardo e si presentò gradito come un grande sollievo, un dolce colore celeste chiaro come lo zaffiro orientale che si diffondeva nel sereno aspetto dell'aria circostante. Aria pura fino all'orizzonte, cioè fino al primo cielo, quello della luna che avvolge e delimita il cielo terrestre. Venere, che incita ad amare, faceva rifulgere tutta la parte orientale del cielo, velando con la sua luce la costellazione dei pesci, come in una sua scorta, in congiunzione con essa. Io mi volsi a destra e guardai attentamente verso il polo antartico e vidi quattro stelle che furono conosciute solo dai primi esseri umani. Adamo ed Eva, nel paradiso terrestre che si trova in cima alla montagna del Purgatorio. Il cielo sembrava gioire della loro luce vivissima. Oimè, mondo artico, in cui vivono oggi gli uomini e che dopo il peccato originale sei privato della luce di quelle stelle e non puoi più contemplarle. Poi io mi allontanai dalla loro vista, rivolgendomi un poco verso il polo artico, cioè a nord, dalla parte in cui a noi non appariva più la costellazione dell'Orsa Maggiore che era scesa sotto la linea dell'orizzonte. Ecco che allora io vidi a me un vecchio solitario, degno nell'aspetto di una riverenza tale che nessun figlio è tenuto ad una reverenza maggiore verso suo padre. Portava una lunga barba bianca e brizzolata, somigliante ai suoi capelli, dei quali due ciocche scendevano sul petto. I raggi delle quattro stelle sante adornavano talmente di luce il suo volto che io lo vedevo come se il sole mi stesse davanti. Chi siete voi che risalendo ritroso quel ruscello sotterraneo invisibile siete fuggiti dall'inferno? Disse egli, muovendo la barba veneranda. Chi vi ha guidati o che cosa vi ha fatto luce per uscire fuori dalle tenebre che rendono sempre più buia la voragine dell'inferno? Sono così mutate le leggi dell'abisso? A tal punto sono violate le leggi dell'inferno, o in cielo è stato fatto un nuovo decreto per cui, pur essendo dannati, giungete alla montagna da me custodita? Allora il mio duca mi afferrò e con le parole, i gesti e con cenni mi fece inginocchiare e piegare la testa. Poi lui rispose: Non venni da solo per mia volontà. Bensì scese una donna dal cielo e per le sue preghiere feci a costui da guida. Ma dal momento che è tuo volere che si spieghi di più chi siamo veramente, allora anche la mia volontà non può essere diversa. Questi non ha ancora visto la morte, ma per il suo traviamento ed i suoi peccati fu così vicino alla perdizione della sua anima che pochissimo tempo sarebbe bastato ancora per perderlo per sempre. Così, come ho detto, fui inviato a lui per salvarlo, e da quel punto non c'era altro da fare che prendere la via che ho preso e sulla quale mi sono messo. Ho mostrato a lui tutti i peccati ed i peccatori, ed ora intendo mostrargli quegli spiriti che si purificano sotto di te, nel purgatorio.
Come io l'ho condotto attraverso l'inferno sarebbe lungo da raccontare. Scende dall'alto la virtù che mi ha aiutato a venire qui fino a vedere e udire te. Ti piaccia gradire il suo arrivo in questo luogo. Egli sta cercando la libertà del suo animo dai peccati, libertà che è così cara e preziosa come tu sai. Tu che per la libertà, quella politica, rinunciasti anche alla tua stessa vita. Proprio per la libertà, appunto, non ti fu amara la morte in Utica, dove lasciasti il tuo corpo che nel giorno del giudizio universale sarà tanto luminoso. Non sono state violate da noi le leggi eterne dell'inferno, poiché Dante è vivo ed io non sono legato alle leggi di Minosse. Appartengo infatti al limbo in cui si trova anche la tua cara moglie Marzia, che ancora ti ama e con il suo comportamento ti prega come faceva in vita, o Catone, affinché sia considerata sempre tua. Ora, per il suo amore, esaudisci la nostra preghiera. Lasciaci visitare il purgatorio. Lasciaci andare per i 7 gironi del purgatorio che sono sotto la tua custodia. Riferirò a lei la grazia che ci hai fatta, se laggiù vorrai essere ricordato. Marzia piacque tanto ai miei occhi mentre ero in vita, tanto che io feci per lei tutto quello che gradiva. Ora però che lei dimora al di là dell'Acheronte, non può più far leva sui sentimenti umani inducendo la commozione per quella legge divina che impone il distacco fra eletti e dannati. Legge che esiste per me, guardiano del purgatorio, come per tutti i beati, dal momento in cui uscii dal limbo, grazie alla discesa in quel luogo di Cristo che liberò con me tutte le anime degne della salvezza. Ma se una beata ti manda e ti aiuta come tu dici, allora non c'è bisogno di parole lusinghiere, basta che tu me lo chieda in suo nome. Va dunque e fai in modo che costui si cinga di un giunco senza nodi e che si lavi il volto e gli occhi, così da cancellare tutta quella bruttura rimasta sul suo corpo vivo dopo aver attraversato l'inferno. Infatti non è opportuno presentarsi all'angelo che sta sulla porta del purgatorio e che rappresenta il primo dei ministri di Dio che stanno nel purgatorio, con occhio offuscato dalla nebbia e dallo sporco dell'inferno. Intorno a quest'isola, nel punto più basso, laggiù, dove c'è la spiaggia e battono le onde, vi sono delle piante di giunco sopra la sabbia. Nessun'altra pianta con fusto duro e fronda vi potrebbe crescere, proprio perché solo il giunco sa piegarsi ai colpi delle onde, e così riesce a resistere. Inoltre, ti avviso che non sarà da questa parte il vostro ritorno. Il sole che sorgerà vi mostrerà come salire la montagna del purgatorio tramite la via più agevole. Poi improvvisamente Catone sparì. Io mi alzai e senza parlare mi strinsi tutto al mio duca e lo fissai negli occhi. Egli disse: Figliolo, segui i miei passi, volgiamoci indietro perché questa pianura scende da questa parte verso il mare, e cioè verso la sua parte più bassa. L'alba avanzando cacciava via l'ultima ora della mattina, l'ultima parte della notte, che fuggiva al sopraggiungere del giorno e che faceva già vedere in lontananza il dolce tremolare delle onde del mare. Andavamo per la solitaria pianura come colui che torna a cercare la strada che ha perduto e dal quale pare di fare un cammino inutile finché non l'ha trovata. Quando noi fummo là dove la rugiada resiste di più ai raggi del sole per essere in parte all'ombra e dove spira un venticello e quindi evapora lentamente, il mio maestro pose le mani soavemente su quell'erbetta ed io che mi accorsi di quello che stava facendo, gli offrì le mie guance ancora sporche di lacrime. Quindi rese del tutto visibile il mio colore naturale del viso, che la caligine dell'inferno aveva nascosto.
Arrivammo poi sulla spiaggia deserta che non vide mai alcuno che sia riuscito poi a tornare indietro. Qui Virgilio mi cinse con un giunco, così come aveva raccomandato Catone. Oh, meraviglia! Quel giunco che Virgilio divelse rinacque immediatamente là, nel punto da cui fu divelto.